Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questi ESC 4 in 1 della Racer Star. Si tratta degli RS 20A V2, se volete acquistarli trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo i nostri ESC, un manuale di istruzioni, un set di viti nylon e due cavetti per il collegamento al flight controller. Questi ESC sono di tipo 4 in 1, che significa che i 4 ESC sono riuniti in un'unica scheda. Infatti notiamo 4 serie di pad dove andranno collegati i motori. I cavi segnale invece arriveranno al flight controller partendo da questo connettore JST. A seconda del flight controller sceglieremo quale set di cavi usare. Alcuni flight controller, come questo Omnibus F4, hanno un connettore JST specifico per gli ESC 4 in 1, quindi il montaggio sarà semplice e pulito. Prendiamo il nostro cavo, lo colleghiamo agli ESC, poi al flight controller. Come vedete abbiamo già finito. Se il vostro flight controller non ha il connettore JST dedicato, usiamo questo set di cavi e possiamo scegliere se collegarli tramite connettori servo o tagliare i fili e saldarli direttamente al flight controller. Questi ESC hanno il firmware BLE-LS e il chip è un BB2 a 48 MHz. Questo significa che possiamo usare il protocollo di SHOT 150, 300 o 600. Il firmware può essere aggiornato con il Betaflight Pass-Through. Se volete aggiornarli potete seguire il mio tutorial cliccando la scheda in alto a destra. Questi ESC 4 in 1 sono da 20A, con un picco di 25A per un massimo di 10 secondi. Le batterie supportate sono da 2 a 4S. I motori consigliati sono i 2205 o più piccoli. I fori sono per viti M3 e la distanza tra loro è di 30 mm. I cavi forniti sono in silicone da 18 AVG. Il peso è di 10,5 grammi. In conclusione possiamo dire che questi ESC 4 in 1 della Racer Star sono ottimi per costruzioni a basso costo. Infatti possono essere abbinati tranquillamente ai motori Racer Star 2205. Risultano ideali anche per quad con eliche da 3 o 4 pollici, purché il frame abbia un alloggio standard da 30x30 mm. I motori più piccoli infatti non richiedono ESC con ampere troppo elevati, di conseguenza questi Racer Star da 20A sono più che sufficienti. Questa era la mia recensione degli ESC Racer Star 20A 4 in 1. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.